Benvenuti all'edizione Flash del TG 2000. La conferenza delle regioni approva le linee guida per la riapertura di alcune attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione, lo dice il presidente Massimiliano Fedriga, sottolineando che il governo potrà contare sulla massima collaborazione da parte delle regioni. Tra le proposte anche quella di riportare le persone nelle palestre. Da parte sua il ministro Speranza dice: non dobbiamo sbagliare i tempi del riavvio. Sono 17.130.000 le dosi totali di vaccino consegnate alle regioni, secondo il dato ufficiale del governo. Di queste, 14 milioni sono state le somministrazioni effettuate, delle quali poco meno di 10 milioni di prime dose e altre 4.130.000 le persone vaccinate anche con il richiamo. Dal generale Figliuolo arriva poi la rassicurazione che l'organizzazione c'è, la macchina è stata messa a punto. Sono 16.168 i contagi da coronavirus in Italia ieri, secondo i dati della Protezione Civile, mentre i decessi sono 469 per un totale di 115.557 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Ieri sono stati processati 334.000 tamponi, l'indice di positività è al 4,8%. I pazienti in terapia intensiva sono 3.490. Dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca in Italia si sono verificati 4 decessi, e quanto emerge dal terzo rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 dell'AIFA. Su un totale di 62 casi in Italia sono stati segnalati 7 casi con 2 decessi di trombosi. Le segnalazioni gravi corrispondono al 7,1% del totale, con un tasso di 36 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino e dalla dose, se prima o seconda. In Brasile il Covid ha fatto strage di bambini in poco più di un anno. Il paese sudamericano ha superato le 360.000 vittime dall'inizio della pandemia e, nonostante l'abbondante documentazione sul fatto che questo virus di rado è letale per i malati così giovani, fra febbraio del 2020 e la metà di marzo del 2021 si contano almeno 852 morti sotto i 9 anni, inclusi 518 arrivati nemmeno a un anno di età, secondo le cifre fornite dal Ministero della Salute. Si tratta di casi conclamati, ma secondo le stime di medici e ONG potrebbero essere almeno il doppio. Un portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino oggi ha confermato la visita in Cina dell'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti per il clima John Kerry. Le due superpotenze avranno colloqui sulla difesa dell'ambiente e su come affrontare la questione del cambiamento climatico. Il portavoce del governo di Pechino ha fatto sapere che su invito della Cina John Kerry visiterà il paese fino al 17 di aprile. 2 anni fa l'incendio della cattedrale di Notre Dame, con il crollo della grande guglia centrale e 2/3 del tetto. Il simbolo della cristianità in Francia andò in fumo e fu uno shock per il mondo. La messa in sicurezza della cattedrale è quasi completata, ma i lavori di restauro veri e propri inizieranno a breve. La ministra francese della cultura, Roselyne Bachelot, ha assicurato che la cattedrale sarà riaperta nel 2024, con il Te Deum già fissato al 16 d'aprile. Roberto Benigni è il leone d'oro alla carriera della 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, lo annuncia la Biennale. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del direttore della mostra, Alberto Barbera. Il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine, è un onore immenso ricevere un così alto riconoscimento verso il mio lavoro, ha detto l'attore. Con questa notizia termina il nostro appuntamento Flash. L'informazione torna come sempre alle 18.30. Buona giornata.